Una migliore gestione del consorzio di bonifica, un accordo con le università di Berlino e Catania, l'utilizzo dei fondi per la Banca della Terra, sono alcuni dei temi affrontati ieri sera nel corso di un incontro con il settore agricolo promosso dall'assessore all'agricoltura del comune di Gela, Simone Siciliano. Imprenditori ed esperti hanno denunciato alcune criticità di un comparto in forte flessione, chiedendo che delle loro rivendicazioni vengano investite anche le autorità regionali. L'approvvigionamento irriguo rimane uno dei problemi maggiori, così come grande attenzione va prestata alla sicurezza delle campagne. L'incontro di oggi era volto, diciamo, a fare appunto la situazione, ecco, su quello che l'amministrazione sta già portando avanti come attività produttive, in particolare come comparto agricolo, con quello che sono le esigenze, ecco, di chi vive le attività agricole. Ovviamente, diciamo, le questioni sono tante, dal controllo delle aree rurali alla gestione delle infrastrutture, ma sicuramente anche alla gestione della distribuzione dell'acqua irrigua, che ha delle carenze notevoli, che poi possono finire anche in capo, ecco, ad una gestione di un consorzio di bonifica ridotto al lumicino dai mancati conferimenti o comunque i ridotti conferimenti da parte della regione. Queste sono tutte azioni che politicamente l'amministrazione vuole portare avanti, vuole portare ai tavoli regionali per fare, ecco, chiarezza su quello che sarà il destino dell'agricoltura a Gela, ma soprattutto su quello che sarà il futuro invece della trasformazione agroalimentare. Lo scopo, come si è detto anche in altre circostanze, è quello di cercare di incentivare, di promuovere i prodotti locali per un mercato globale. Ieri sono intervenuti tra gli altri il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Enzo Giudice ed il direttore della riserva del Biviere Emilio Giudice. L'agricoltura è un settore molto importante, anzi, purtroppo, credo, purtroppo tra virgolette, in questo momento, dopo la chiusura della raffineria, credo che sia il settore che dà più occupazione nel nostro comprensorio e anche a livello di PIL, di produzione lorda vendibile, credo che sia il primo settore sempre a Gela. Pensare che l'amministrazione da sola possa risolvere tutti i problemi dell'agricoltura non è proprio un'idea geniale, quindi io direi di coinvolgere anche gli imprenditori agricoli.